Buonasera, leggerò una poesia su ciò che capita come imprevisto e per il quale dobbiamo fare una scelta. Un coltello più affilato, una punta più acuta di questa lama che senza pietà hai posto nel pacco delle sorprese, immaginando quanto stupore irradiante avrebbe avuto la mia sensibile vista, come avrei osservato il taglio rilucente nella penombra di un giorno alla fine, forse sfinito o peggio, sfatto lungo i perimetri di anima e cuore. Non potevi scegliere. Vorrei rimandartelo. Oggetto non richiesto, indesiderato, ma tu hai previsto la mia rivolta. Quest'aria di tempesta a cui non mi sottraggo, anche la luce che continua a giungere da stella spenta, il mio volo di procellaria che preannuncia gli sconquassi marini, che costruisce i suoi nidi alti sulle scogliere, il viola della sera che aprirà rosa dell'aurora. Avrei preferito fiori e nastri di seta e con scarpine di raso andarmene, leggera, accarezzata da un'aria dolcissima. Ma il tempo è qui, in questo andante mosso, e io devo orchestrare, dirigere la mia opera con una bacchetta cangiante, lo scettro dell'armonia felice. Grazie.